Dall'inizio di questa crisi, la carta igienica è diventata un bene prezioso per tutti gli abitanti del mondo, che del resto hanno imparato a utilizzarla anche per altri scopi. We got 48 boxes of 48 rolls of toilet paper. In Australia, questa famiglia ha sbagliato a ordinare la carta igienica ed ecco cosa è arrivato. We are loaded with toilet paper. In fact, we think that we are royalty now. Check out our throne for our toilet paper queen. Ecco come hanno deciso di sfruttare quella in più. Negli Stati Uniti, questa signora ne ha fatto un uso più trendy, come un vivace gabinetto con festoni e fischietti, o qualcosa di più estivo. Hey, it's time to go to the beach, are you ready? Oppure di più sportivo. Hey, you ready to go to the baseball game? Il Regno Unito è all'avanguardia nella ricerca di nuovi suoni. Di nuovo, la carta igienica diventa la migliore alleata. Sembra proprio rock and roll. Oh, forse no. In questa casa di Cipro, un vicino ha finito con l'includerla nella dieta. Buon appetito! Tutti hanno molto più tempo libero in questi giorni, persino gli animali. Questa giraffa ha deciso che è il momento perfetto per diventare un'esperta di brunch. Caspita, sembra che la cioccolata calda le piaccia molto. Altri animali preferiscono fare gli influencer e mostrarci la loro casa. Wow, una conclusione bellissima! Quest'orso vorrebbe fare l'equilibrista. Scivolone recuperato. Dovrai continuare a esercitarti. Se non posso recarmi in una spa professionale, dovrò accontentarmi di un bel bagno casalingo. Sì, così. Stai imparando, eh? E questi pony? Con così tanti giochi non credo che si annoieranno. Anche se forse qualcuno dovrebbe spiegargli che quel gioco non si fa da sdraiati. L'amore non conosce limiti, persino in quarantena. E se non ci credi, chiedilo a lui, che farà di tutto per vedere la sua amata. Alla fine è stato un successo. Ora più che mai, il miglior linguaggio per esprimere se stessi è quello dell'amore. We love you so much. Ed è quello che la sua famiglia vuole far sapere a questa signora di 84 anni. Altri trovano il modo di assicurarsi che ai propri cari non manchi nulla, anche se isolati. E anche questi cani si amano tanto. Almeno così dicono i loro padroni, che gli hanno preparato una serata romantica. Anche se lei non sembra molto contenta all'idea. Ripensaci e che la cena continui. E all'amore di questi nipoti, che non si perderebbero il compleanno della nonna per nulla al mondo. Esto es Balconchi Stories XM. A volte capita che le giornate non passino mai. Allora dobbiamo trovare dei modi per divertirci, come creare un percorso ginnico in casa. Forte! Oppure puoi trasformarti in un DJ e rallegrare un po' il tuo vicinato. I'm just gonna start off with some of my favorites. The next one goes out to Lisa and Alan.